in un mondo che confini non ha, ci lega un filo da un'eternità. Quindi se chiedi perché squadra tieni, sai già che la risposta è come mio papà. Sono quei colori magici che ci fanno venire i brividi, e riempiremo settori cantando i nostri cori anche in momenti difficili. Perché ciò che fa la differenza in ogni gioia o sofferenza è la nostra passione, appartenenza, l'orgoglio e la fierezza di una gradinata immensa, la felicità nella tristezza di un mondo omologato all'apparenza. Questo siamo noi e siamo sempre qua, che importa come andrà, a cantare anche per ogni diffidato che non ci sarà. Per Paolo Mantovani, Sinisa e Luca Vialli, se canterò più forte sarà per onorarli. Ad ogni sconfitta io ero lì, ti ho vista perdere, andare in Serie B, il verde era quasi Champions League, a Roma i maledetti rigori, ma nonostante tutto, finché i tifosi resteremo lì in piedi nella sud, con le sciarpe al collo e con le mani in alto, con la gola in fiamme mentre canto, l'unico folle amore sei tu. Ma cosa posso farci se guardarti mi incanta? Sei come bella ragazza a cui tutti voglio andare baci. Dai peggiori momenti di crisi ne siamo sempre usciti, più forti ancora, più uniti, anche se abbiamo nemici che provano a dividerci e vorrebbero ucciderci, ma non possono riuscirci. Questo siamo noi, saremo sempre qua, vogliamo libertà, perché ogni partita una festa sarà, vedendo sventolare bandiere blu cerchiate, perché siamo noi passione e orgoglio di questa città. Ad ogni sconfitta io ero lì, ti ho vista perdere, andare in Serie B, il verde era quasi Champions League, a Roma i maledetti rigori, ma nonostante tutto, finché i tifosi che vi dico, che una volta Kennedy davanti al muro disse ich bin Berliner, io sono fiero oggi di dire io sono sampdoriano. Qual sarà il futuro di Vialli? Adesso è finita la stagione? Ho già firmato. Per chi? Per noi. Per la Sampdoria? Sì. Sampdoria è come una bella ragazza a chi tutti vogliamo dare baci. Per tutti quanti. Sono sempre stato contento. È una vittoria anche della città di Genova soprattutto. No, esclusivamente una vittoria della Sampdoria. Grazie.